Ok, salve a tutti! Finalmente portiamo le carte di... A te la parola. Ok. Little Alchemist. Non so se tutti lo conosceranno. Comunque è un gioco per iPad, iPhone, iPod. Comunque queste cose avete capito. Il suo telefono non ce l'hai! Comunque... Intanto la potete vedere una lucina verde. Ciao! È un gioco praticamente che tu con delle carte devi battere un avversario, tipo Yu-Gli-Oh, però Yu-Gi-Oh! Con gli effetti, tutte quelle cose, non so Yu-Gi-Oh! come... Spoiler! Ting. Sì, spoileriamo un po'. Questa è una delle carte praticamente principali, che è l'umano. Non so perché, che viene combinato con la magia, fa il wizard. Se viene combinato con la magia... Wizard! Babbo Natale! Il Wizard, che sarebbe il mago in italiano. Che praticamente sembra Babbo Natale come l'ha disegnato. No, aspetta, un altro sembra Babbo Natale. Però non adesso, non lo fa vedere adesso. No, non adesso, ma lo farò vedere dopo. Vi faccio vedere tutte le carte primarie, cioè le carte così, con la C gialla. Poi c'è il veleno. Tre alla volta ve le farà vedere. Scusate, ma ci devo mettere un po' di luce. Spero che le vedete bene. Aspetta. Vedete? Aspettate. Vedete? Alzale. Okay, perfetto. Ok, lui è il mio migliore amico di Castelluccio. Sì. Non vi diremo mai dov'è Castelluccio. Yeah. Il sole che praticamente se viene combinato alla morte è fighissima. Sì, c'è il sole. Summer. Quello che ha appena detto lui, indovinate cos'è? La morte. Lo dovevano indovinare loro. La morte. Disegnate modestamente da me. Da me niente. Cioè, se guardate il gioco non c'è paragone. Però ci ho provato. Poi c'è il serpente. Che è quello che è più figo di tutti. Guardate la lingua. Ok. Comunque, leviamo via. Poi c'è una carta molto basta, potente, che è il drago. L'hai fatto finalmente! Che l'ho fatto troppo ciccione. Comunque, se guardate il gioco è molto più magro e snello. È fighissimo! Cioè, no, lui c'era a livello 5, una bestia lui! No, io ce l'ho uno a livello 5, uno a livello 4 e uno a livello 3. Ma che cavolo! Sì, è poco per lui, è pochissimo. È una carta che all'inizio può sembrare scarsa, ma poi nelle combinazioni è più forte. Foglie! Ash. Ah, pensavo. Sì, se tipo viene combinata con la col fuoco, con la magia... Non spoilerare. Ti ho detto di non ridere, non spoilerare. Ok. No, non ti ho detto... Passiamo alla prossima. Il fuoco. Ok, se viene combinata con... Muto. Ok, col serpente va il drago, ecco. Muto. Poi c'è scaricatevi l'It Alchemist. Martello. Non lo vedono. Martello. Ve lo diamo in faccia. Se non mettete mi piace, ve lo mettiamo in faccia. Poi c'è l'orso. Che non è un orso, ma è un cavallo. Però si scrive orso. Poi c'è il golem, non sapete quanto ci ho perso a farlo, per tutte ste crepe, il 3D, il pollice. Guardate, agli occhiali. Sì, agli occhiali sembra. Spoiler. Sono carte davvero, davvero potenti. Alla base di ogni combinazione c'è il fortissimo acciaio, cavaliere. Che praticamente guardate come l'ha fatto. No. Veramente è così, però io l'ho fatto un pochino più ciccione. Io faccio tutto più ciccione. Non fate distraere, io non sono ciccione. Comunque. Il metallo che sembra... Gli ha fatto i fiori. Metallo. Gli ha fatto i fiori sul metallo. No, tu sei un fiore. Yes, poi qui c'è... Non è vero? Potente, che è la magia. Sì,
Se viene combinata con una carta è fortissima. Eh? Questa è la prima che ho disegnato, la magia. Muahahaha. E infine c'è la spada. Questa è invece la Soulsman Sword. Sword, non Soulsman. Soulsman. Dire uomo anima. Ringraziate. Anima man. Ringraziate Poketonks. Vi faccio vedere le combinazioni. Spada più, facciamo cercare un... ah, dov'è? Non lo trovo. Più fuoco. Indovinate cosa fa? Esatto, spada di fuoco. Naturalmente, come era prevedibile. Non era prevedibile, era predictabile. Poi c'è questa, la black hole, cioè significa buco nero. Che è la mia, è la prima carta che ho avuto. Guardate quanto cavolo è bestiale. Si fa più... si fa morte. Morte. E si fa morte più sole. Che non ha senso. Scaricarsi il gioco ha già qualcosa avanti. Cioè sa come fare alcune combo. Quindi mettete mi piace o se no... Allora, scaricatevi Lit Alchemist, è gratis. Sull'iPad. Allora, prima cosa, vabbè, dopo ve lo dico. Dov'è? Non lo trovo. Un secondo che... Comunque, guardate questo. Ok, aspettate, interrompiamo un attimo il video e ve lo fa... Interrompiamo con questa carta e ce lo vediamo dopo.